Ciao ragazzi, si sente cane bella V. Allora, Samp Bari 1-1. Pirlo in conferenza stampa dice: non avremmo meritato la sconfitta, il bilancio è negativo. Ma caro Pirlo, a parte quell'azione di Esposito, non mi sembra tu abbia prodotto chissà quanto calcio, quanto bel calcio. Non mi sembra proprio. Quindi se c'era una squadra che non meritava di perdere, questa sicuramente era il Bari più della Samp. Il Bari fa il primo tempo, il miglior Bari della stagione, un Bari che sta bene in campo, aggressivo, controlla il gioco, benissimo Benali al centro. Il titolo di questo video sarà Benali, come abbiamo fatto a non pensarci prima. Poi nel secondo tempo naturalmente è venuta fuori un po' la Samp, c'era da aspettarsi, noi abbiamo tenuto bene. Ci è andata bene su quella palla di Esposito che è andata fuori. A dire il vero, nel primo tempo di Cesare, se una palla sporca commette fallo al limite dell'area, va Esposito e prende la traversa, insomma scheggia la traversa, però è un episodio quello. Il Bari sul primo tempo alla grande, poi riusciamo a fare, entra Menè, cambia la partita, riesce a fare un gran passaggio di sinistro in mezzo a tre uomini su Sibilli che è molto freddo, segna 1-0 per il Bari fuori casa a Genova. Più o meno la stessa azione in cui a Cic contro il Cosenza si è mangiato il gol. A Cic si è presentato davanti al portiere e ha sbagliato. Invece Sibilli la mette. Andiamo solo 1-0. In quel momento la Sampdoria si fa un po' sotto, ma non produce granché, devo dire. Poi loro hanno fatto un forcing finale. È entrato Bellomo. Bellomo ha sbagliato una palla, perché però può succedere. Insomma, è freddo. A centrocampo contro una palla la butta. Loro recuperano e su quel recupero poi fanno gol. In quei momenti è importante tenere la palla. Con momenti di forcing avversario, 1-0 fuori casa a Marassi, bisogna tenere quel pallone, tenere il possesso, spegnere ogni velleità dell'avversario. Purtroppo in quel caso Bellomo doveva tenere la palla, prendere un fallo, anche se Antinelli, credo che si chiami, Marinelli si chiami l'arbitro, ha arbitrato bene, alla fine non ha fischiato niente per noi, ha fatto giocare molto. Le squadre del nord in questo vengono sempre un po' protette, perché lì bastava un fischio perché ci togliamo la palla buttandoci a terra i giocatori della Samp, quindi male. Niente, Bari che comunque in difesa prende ancora gol. Mattino bene ieri, titolare, la prima titolare nel Bari, gioca sulla destra. E, ripeto, Benali benissimo, è giù, ma sta migliorando di tanto, però manca, e ha sfiorato anche il gol di sinistro da fuori il primo tempo. Rimane l'amarezza per questi due punti buttati e niente, adesso abbiamo Menè che è stato espulso per uno stupido fallo, non fallo, si è messo a protestare contro l'arbitro che comunque stava arbitrando male, perché negli ultimi minuti gli ha fatto fare quello che voleva ai giocatori della Samp, che hanno fatto falli su falli pur di recuperare subito la palla quando andavano in perdita di possesso palla, e non abbiamo potuto replicare a questo gioco aggressivo della Samp. Poi hanno trovato il gol con Esposito su una palla sporca sulla destra, mette questa palla in mezzo, 4-5 giocatori del Bari non ci arrivano, non ci arriva Esposito, quello è un po' l'ironia della sorte, che quest'anno non ci gira niente bene negli ultimi 4 mesi, e vediamo, perché mettere su questo campionato ci vuole uno sforzo importante, perché sì, siamo a 3 punti dai play-out, comunque siamo nella posizione undicesima di classifica, e quindi vediamo un po' come si mette, ok? Forza Bari sempre, fatemi sapere cosa ne pensate. Un like se vi è piaciuto il video, alla prossima bella vi. Cheers.